Grande, superiore in tutte le zone del campo la Sampdoria nella prima frazione e Mancini in gran forma nonostante rientrasse da un infortunio, al termine di questa azione insistente supera il bravo Orsi. Quest'ultimo, maglia rossa nel primo tempo, la cambierà nel secondo per ordine dello scaramantico Lorenzo. La Lazio reagisce, prova Giordano e Bordon replica. Poi D'Amico è in buona posizione ma il tiro è debole. Così la Sampdoria riparte con Francis, sempre molto bravo, e raddoppia così. Orsi riesce a ribattere la botta di Mancini, ma Salsano è, come sempre, in zona gol. È il momento migliore per la Sampdoria, ancora Mancini al lato di poco. Poi Orsi ribatte su Francis e lo stesso giocatore, poco dopo, si produce in questa splendida azione conclusa da campione. Nel secondo tempo la Sampdoria prima controlla, poi si preoccupa e la Lazio cresce. Alla mezz'ora Calisti accorcia su tiro di punizione che viene fatto battere due volte dalla Nese. C'è un po' di confusione e ne approfitta il giovane biancazzurro. Poi Battista, in contropiede, i piedi buoni si vedono, infila Bordon con questo secco diagonale. E finisce così 2-2.